A volte quello che è un'emozione dell'adolescente coincide anche con la conclusione di una vita intera dedicata alla natura, ma anche all'arte. Susanna Tamaro, da riscoprire. Solo l'amore può darci la felicità. In prima pagina su Famiglia Cristiana, Susanna Tamaro ne è stata anche collaboratrice con una rubrica molto seguita, ma l'intervista esclusiva è davvero molto interessante perché non soltanto ci parla di questo nuovo romanzo a 26 anni dal celeberrimo Va dove ti porta il cuore, ma ci parla soprattutto di questa inesausta capacità che ha la Tamaro di sussurrarci che ci vuole più passione per la vita. Una donna che è stata sempre capace di raccontarsi attraverso l'arte. Siamo in un'epoca di sentimenti tristi, scrive, senza la luce dei grandi ideali, ma solo l'amore, che richiede la capacità di condividere anche il dolore, può darci la felicità. E certo saranno in tanti a leggere questo attesissimo libro, Una grande storia d'amore, edizioni Solferino. E come vedete, Susanna è stata anche una ragazza dei suoi tempi, ovviamente ormai una quarantina di anni fa. Ci sono rarissimi scatti che fanno riferimento a questa sua adolescenza e giovinezza, che però ha raccontato, con grande capacità di mettersi a nudo. Dunque, Susanna Tamaro dal 1994, scrive il critico Paolo Perazzolo, dopo Va dove ti porta il cuore, conquistando un successo straordinario, vendendo milioni di copie, è la scrittrice che ha continuato a parlare ai suoi lettori con testi coraggiosi, come quando ha rievocato il difficile rapporto con i suoi genitori o ha rivelato di soffrire della sindrome di Asperger, ma solo oggi ha deciso di consegnarci un nuovo romanzo d'ampio respiro. Una grande storia d'amore, appunto. Cosa ci aspetta? Ci aspetta una vicenda che sicuramente può sembrare anche abbastanza semplice come filo narrativo. Un uomo, e in questo caso quindi la scrittrice, rievoca i pensieri al maschile di chi ha vissuto una storia di coppia durata 50 anni, e questa è sempre una sfida per qualunque narratore, mettersi dalla parte e nello stile di una persona dell'altro sesso, ma soprattutto ci riporterà la sua nitida voce. Perazzolo in questa storia di copertina ricorda anche che la Tamaro ha avuto una figura negativa a livello appunto di figura paterna, ma anche la figura materna è stata carente, lo dice lei stessa. I miei genitori sono stati davvero pessimi, ma i loro difetti sono stati per me la via per diventare una persona migliore, una via che non avrei potuto percorrere se loro non avessero avuto la generosità di mettermi al mondo. Bisogna ripartire sempre dalla gratitudine per il dono, per la vita. E il dono della vita naturalmente è anche un dono appunto che si intende come qualcosa che dovremmo apprezzare in tutta la nostra esistenza, come la Tamaro fa anche con la generosità somma di dedicare questo romanzo proprio a quei suoi genitori che tanto sono stati non all'altezza di proteggerla, eppure questa persona è diventata una donna straordinaria. Quindi un messaggio anche, se vogliamo, oltre
l'aspetto artistico di grande forza, quello che emana dalla Tamaro. E ancora una storia non priva di difficoltà, smarrimenti e perdite, è chiaro, altrimenti non ci sarebbe materia per un romanzo. Gli ultimi 50 anni, risponde l'autrice, hanno portato una rivoluzione nei rapporti di coppia. Tutto quel che fino ad allora era stabilito con regole piuttosto ferree è stato travolto da desiderio di autenticità. E per questo ora le relazioni sono molto più complicate e spesso esposte alla precarietà. E quindi, se anche voi siete tra coloro che pensano che adesso, nel nostro tempo, o almeno da un po' di tempo a questa parte, è molto più difficile amarsi davvero proprio per questa voglia di autenticità, sappiate che anche un'esperta di sentimenti come la Tamaro è completamente d'accordo. E se ne parla di nuovo ancora in diversi spazi di questa intervista. L'altro grande tema del romanzo che ci riconduce alla dedica iniziale è quello dei figli, del metterli al mondo. Il protagonista accetta di diventare padre di una figlia non sua. La paternità è la grande domanda, risponde Susanna Tamaro, la grande domanda del tempo presente. Infatti, per mettere al mondo un figlio bisogna avere fiducia nel futuro. Questa fiducia in questo momento mi sembra straordinariamente assente. Andrea però non è un padre presente, a differenza di tante altre figure letterarie narrate anche da lei, annota Perazzolo facendo anche riferimento a molta letteratura italiana contemporanea. Andrea è una persona che si interroga e che è profondamente innamorato della madre della bambina. L'amore non separa, non divide, ma include. L'espressione inclusione di per sé sembra un po' lontana, se vogliamo, dai perimetri dei sentimenti o dalle parole appunto dell'adolescenza, quando davvero il fuoco della natura, ma anche dell'affacciarsi alla vita, fa naturalmente credere alla possibilità dell'amore eterno. Però non dimentichiamo che anche per ciascuno di noi, magari, oltre a inclusione, si può trovare un sinonimo differente. L'importante, appunto, è che siamo personalmente convinti e soprattutto impegnati su questo, cioè sul non abbassare la testa cinicamente, come magari il mondo ci invita a fare, dimenticando il significato vero della parola amore. A proposito di significati, sicuramente è straordinario trovare in questa testata religiosa, nel mensile Servi della Sofferenza, con in copertina l'uomo di Dio, di vicinanza, di giustizia, San Giovanni Paolo II, trovare, vi dicevo, un riferimento al grande padre della nostra letteratura, padre di tutti i poeti del mondo, secondo alcuni, ovvero Dante Alighieri. Qui non posso naturalmente riassumere, perché è davvero un pezzo un po' da specialisti, quello di Michela Sacchetti. Posso solo farvi riferimento ad alcuni elementi per rallegrarci di avere la possibilità, visto che siamo italiani, di leggerlo in lingua originale, appunto, Dante. Anche se il percorso dell'articolo è Dante esaminato da San Pietro intorno alla fede, e quindi si parla del paradiso, naturalmente la terza cantica, io voglio farvi notare anche la bellezza di questa miniatura del paradiso. Canto 24esimo illustra Dante e Beatrice davanti a San Pietro. Guardate, l'amore che Dante aveva per Beatrice ovviamente è stato molto studiato, è stato innanzitutto un fuoco che lo ha reso poeta immortale. Però notate, non possiamo non farci caso, anche proprio lo stilema di tutte le stelle, non sono 12, sono di più, ma che ci ricordano qualcosa in quell'azzurro smalto. Cosa ci ricordano? L'Unione Europea, la bandiera dell'Unione Europea. Magari avessimo anche noi, verrebbe da dire, all'interno di questo cerchio di stelle d'oro il ritratto
ritratto di un santo o comunque un simbolo che rimandi alla grande forza della fede che ha costruito l'Europa e ha dato il meglio per la nostra Europa. Non c'è, però trovare appunto che alla British Library di Londra c'è per sempre, per tutti coloro che vogliano guardarlo, un dettaglio del genere, tratto ovviamente da un manoscritto della Divina Commedia, in questo caso di Alfonso V, re d'Aragona, quindi pensate che percorso questo capolavoro, dal Regno di Sicilia fino a uno dei massimi luoghi della bellezza nel cuore del Regno Unito. Ecco, sapere che tutto questo è attraversato anche dai nostri sentimenti, può fare la differenza anche dal punto di vista della nostra civiltà e della vera politica. Inevitabile parlare anche di paura del contagio. Molto interessante la lettura di cosa ci dice la Bibbia a proposito di trauma collettivo. Dunque, Sacre Scritture, la rubrica è di Vincenzo Vitale e la segnalazione riguarda anche qui un libro, ma tutto un altro libro, non un romanzo, bensì un saggio edito da Queriniana. Dunque, Santa Resilienza, le origini traumatiche della Bibbia. Avete letto bene, traumatiche, sembra impossibile. Noi ne sappiamo qualcosa di traumi, giustamente nota l'autore del pezzo. Con la pandemia abbiamo vissuto sulla nostra pelle, forse per la prima volta dall'ultima guerra, un fatto che ha segnato una cesura profonda, cioè un taglio, una differenza, un prima e un dopo nella nostra vita, che marca appunto l'esperienza del prima e del dopo, ma con il trauma abbiamo riscoperto anche la capacità umana di reagire a eventi estremi e il termine appunto resilienza. Secondo il biblista americano David McCall, specialista delle origini e della formazione dei libri biblici, nonché autore di questo studio intitolato Santa Resilienza, i traumi collettivi, non quindi individuali, sono alla radice di molte parti della Bibbia, addirittura di interi libri, e molte tradizioni bibliche costituiscono una risposta in chiave di resilienza e dunque di speranza come tentativo di guarigione e di ricerca un senso a tali traumi. È davvero bella come notazione, è molto rilevante scoprirlo non solo perché attraverso ovviamente i versetti della Bibbia, il libro dei Salmi, il Vangelo, la consolazione dei tanti sacerdoti, delle celebrazioni eucaristiche che ci riportano in primo piano la parola di Dio, noi sappiamo che tutto questo ci può nutrire anche quando siamo stati o saremo sotto shock, ma qui il discorso è proprio più penetrante, più tecnico, ma anche molto molto rilevante dal punto di vista antropologico. E dunque ritorno sull'articolo, proprio perché formatasi nel crogiolo della storia, con le sue cesure violente e tentativi di curare le ferite, la scrittura è imbevuta della verità del trauma e della sopravvivenza e quindi portatrice di una sapienza diversa rispetto alle altre narrazioni antiche. Per molti di noi, scrive lo studioso, l'americano, come vi dicevo, David McCarr, verrà il momento nella vita in cui avremo bisogno di attingere alla sua sapienza. Il suo stesso incontro ravvicinato con la morte gli ha fatto rileggere e comprendere in modo nuovo il testo sacro. Allora, l'esperienza, pensate, della vita confrontata con la sacra scrittura non è qualcosa che interessa a tutti quanti? La risposta è
assolutamente banale e inevitabile. E qui invece, sempre a proposito di personaggi, di storie, in questo caso che possiamo scoprire e scovare e valorizzare solo perché è accaduto quello che è accaduto, abbiamo un volto sorridente di una donna italiana ormai da tanti anni, una suora e medico tra Covid e naufraghi, è Suor Angela Bipendu. Guardate, è la storia di copertina del settimanale Credere, non l'ultimo, ma certamente è davvero una vicenda la sua da valorizzare. Dio non abbandona nessuno nella sofferenza, dice la religiosa, che ha vissuto in prima linea la pandemia e gli sbarchi dei migranti. Età 47 anni, paese d'origine Congo, vocazione suora delle Discepole del Redentore, professione medico. Dottoressa in provincia di Bergamo, ovviamente la città ci dice qualcosa a proposito di Calvario, e nei giorni della pandemia ha garantito cure e conforto alla gente, specie i più deboli, proprio come nei 2 anni in cui ha prestato servizio sulle navi della Guardia Costiera per il soccorso dei migranti. E vedete in evidenza non soltanto evidentemente quello che ha scelto di domandare e di scrivere Rossana Campini, le foto sono invece di Ugo Zamborlini, ma anche proprio una scelta della redazione intera di mettere in rosso un po' il succo di questa sua recente esperienza. Ai pazienti spiego che Dio non abbandona nella sofferenza. E noi andiamo ancora a sfogliare proprio queste immagini, oltre che il testo, un po' l'essenziale l'abbiamo compreso. Ovviamente campeggia anche Giovanni XXIII, perché qui si parla di Bergamo, si parla di un paese, per la precisione, Villa d'Aimè, che si trova in questa provincia, dove Suor Angela è medico ormai da tanti anni. Ma la sua vicenda è bella anche perché lei da bambina, nel suo paese d'origine, appunto, aveva sua mamma che avrebbe voluto diventare suora ad ogni costo. E c'è anche un dettaglio molto interessante proprio nella vicenda umana di questa suora che si sta ancora dedicando ovviamente a tanti pazienti italiani, e dà anche un grande senso dell'umorismo. Ha raccontato, oh, non solo in questo giornale, che tanti le chiedono, sono scettici, insomma, sul fatto che possa essere pure suora, oltre che medico e oltre che avere la pelle scura, però non ha mai avuto reazioni di tipo razzistico. Questo ci teneva a raccontarlo. Ma come vi dicevo, un elemento chiave della sua singola esistenza è proprio che sua madre avrebbe voluto essere completamente dedita nella sua vita alla vita claustrale. Una scelta avrebbe voluto fare sua madre di diventare suora. E invece poi si è innamorata di un uomo, in quel della Repubblica Democratica del Congo di tanti anni fa, e hanno avuto insieme la bellezza di 10 figli. Dunque questa donna poi ha in qualche modo realizzato quello che era un sogno un po' segreto, un po' evidentemente accantonato, di sua madre. È sempre bello riscoprire queste linee tra le generazioni. Una donna che racconta della sua scelta naturalmente di preghiera, di dedicarsi a Dio, ma in prima linea rispetto alle persone che hanno bisogno. Ho trovato gente scoraggiata, in cerca di conforto, gente che mi moriva tra le mani, ma non mi sono mai sentita così demoralizzata. Una notte ho dovuto fare 14 constatazioni di decessi. Eppure mi sono ritrovata a spiegare che Dio non abbandona, il diavolo non c'entra col Covid, sono gli uomini che a volte fanno errori. Suor Angela, come abbiamo anche ricordato, aveva già prestato servizio come volontaria del Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Ordine di Malta, il che significa un'esperienza plurisecolare proprio per gli ultimi.
e il soccorso ai migranti naturalmente l'aveva già messa di fronte a situazioni anche a volte estreme. Dunque, tra errori e ricordi, dice, andiamo a parare lì il razzismo, ma io non l'ho mai subito. Sono arrivata 16 anni fa in Italia, amo il calcio, ascolto Fiorella Mannoia, insomma, è una persona che certamente si è inserita, potremmo dire, nella nostra cultura fin dall'inizio. Non ho mai subito nulla. La gente si stupisce che sono contemporaneamente medico e suora. Una suora vera o finta? Chiedono. Nei turni notturni ricevo il triplo dei pazienti dei miei colleghi, solo perché probabilmente hanno voglia di parlare, evidentemente sanno di trovare una persona che pensa naturalmente alla cura medica, ma ha più tempo, forse più carisma rispetto ad altri nell'ascolto. Vorrei tornare in Africa per fare il cardiochirurgo, ma sarà il Signore a decidere. Un autentico angelo, secondo molti, questa suora Angela. Intanto per noi un'occasione in più, naturalmente, di valorizzare queste storie e di annotarci dal punto di vista proprio anche di un pacchetto, come dire, di buone notizie a cui fa riferimento, che sono tantissime le persone che si sono dedicate agli altri e che sono umane. Cioè hanno avuto i loro momenti di scoraggiamento e anche forse di disperazione, ma proprio aiutare gli altri li ha aiutati ad andare avanti. E se non sbaglio, abbiamo ancora il tempo per una grande foto tratta da Internazionale con una copertina particolare che si riferisce alle elezioni americane che ormai distano solo pochi passi, poche settimane. Ecco, la foto è sorprendente. Siamo nel canale della Manica. La foto è stata scattata ormai qualche settimana fa e ci segnala la redazione di Internazionale che gli attraversamenti nel tratto di mare che divide Francia e Regno Unito hanno raggiunto quest'anno numeri record. Quindi negli occhi non solo la bellezza della natura e la storia, in qualche modo, della nostra contemporaneità con i suoi problemi, anche lo spazio per mettere da parte alcuni dei nostri soliti pregiudizi.